Allora, io lunedì scorso mi sono vaccinata con AstraZeneca. Ho ricevuto dal mio medico di famiglia, che mi segue da 25 anni, il dottor Giulio Nati, del mio quartiere Parioli, una email in cui mi comunicava che poteva eventualmente vaccinarmi. Io ho aderito, sono andata puntuale all'appuntamento che era 13:45, quindi è stato puntualissimo, e mi sono resa conto che quello che mi è sembrato a me un sogno in realtà è una realtà molto difficile. Perché? Perché le dosi che mandano i medici di famiglia sono pochissime, e tra l'altro, secondo me, questa è una mia opinione, è una cosa molto grave. Perché? Perché il medico di famiglia è l'unico che conosce davvero la nostra storia di salute, e tra l'altro è quello che può occuparsi dei casi più bisognosi e delle persone a domicilio. Quindi io ho il piacere di avere qui con me il dottor Giulio Nati, che ringrazio non solo per essere qui, ma per avermi vaccinata. Io lo sai che se mi tocco non ho neanche il dolore della puntura. Ma questa è la normalità. Poi ci stanno i casi che sono normali, anche quelli di qualche effetto collaterale, ma in genere i vaccini sono tutti quanti tollerati, allora, e sicuri. Io vorrei poter dire quanto sia stato importante questo tipo di vaccinazione, anche perché si entra, non c'è nessuno, uno ha un ambiente totalmente asettico, non ci sono file, non ci sono difficoltà. Allora io mi domando, ma perché non vi arrivano le dosi? Qui nel Lazio non ci arrivano le dosi, in altre zone d'Italia non ci sono proprio gli accordi, per cui proprio i medici non possono neanche averne poche di dosi. Cioè i medici di famiglia non hanno le dosi? Sì, in alcune regioni ancora non sono stati fatti i contratti, non sono stati... Ma è una cosa molto grave questa. Sì, purtroppo sì, in Italia c'è la solita sanità a marce differenziate regione per regione, quindi purtroppo in alcune zone sono partiti, in altre zone so che comunque in tutta Italia ci sono problemi. Qui da noi nel Lazio il problema grosso è la carenza di vaccini, che è un problema nazionale e europeo, e poi però il fatto che comunque a noi ne arrivano molto pochi rispetto a quelli che ad esempio riforniscono negli hub regionali e nelle strutture che hanno costruito. Insomma, lei quante persone dovrebbe vaccinare? Che numero di... Allora, io avevo fatto il conto, ho circa 700 persone da vaccinare. 700 persone, escludendo insegnanti, forze dell'ordine e gli ultraottantenni. Un'altra domanda: a tante persone a rischio che dovrebbe vaccinare? Certo, io sono in grado di poter dire, di poter avere uno score di gravità, per cui posso mettere in fila le persone, non dire soltanto vaccino perché ha 70 anni, ma vaccino perché ha 70 anni, che è un fattore di rischio, ma anche altri problemi che casomai possono riguardare una persona più giovane ed avere più rischio del settantenne sano. Molto molto intelligente questa riflessione, ed è anche molto importante. Quando ci sono persone che non si possono muovere, lei va a domicilio? Sì. La ASL, la nostra ASL ha organizzato dei gruppi di medici che vanno a domicilio, ma a rilento e con difficoltà ovviamente. Poi chiaramente questi non conoscono le persone anziane, quindi non sanno le loro esigenze, non sanno, qualche volta non gli hanno aperto la porta perché l'anziano giustamente ha paura, quindi noi possiamo risolvere tantissimi problemi se ci danno i vaccini. Ecco, se è possibile per me fare un appello, questo lo dico alle istituzioni, il medico di famiglia è l'unico che quando suona il campanello noi lo conosciamo, lo accogliamo a braccia aperte, è quello che ci tutela, che ci segue durante tutta la nostra esistenza, Covid o non Covid. Quindi vorrei che lei pure desse un appello da questo punto di vista. Sì, ma non solo io. Lo dica lì alla telecamera. L'appello di avere i vaccini e di poter curare le persone in ordine di priorità che solo noi conosciamo è stato dato non solo da me, ma è dato dalla nostra società scientifica, la Società Italiana di Medicina Generale, che insiste da tanto tempo per uscire da questa logica della sola classe di età e di passare invece ad una classe di vulnerabilità che noi, ripeto, conosciamo molto bene. E siete gli unici a conoscere davvero bene. Grazie al dottor Giulio Nati. Grazie. Per avermi vaccinata e per tutto quello che fa anche per tutti gli altri. Un abbraccio affettuoso.